Buongiorno, buon lunedì, si ricomincia. Allora, farò un video, volevo farlo ieri, poi non ho avuto tempo. Atalanta-Juve, 0-2, una vittoria secca, una vittoria schiacciante, una vittoria di prepotenza, no? Oserei dire. Atalanta ha comandato il gioco, la Juve ha giocato come sempre allo stesso modo, però l'Atalanta molto sprecona. L'Atalanta davanti, devo dire la verità, con Zapata, che per onor di cronaca è stato annullato da un buon Rugani, ha fatto una buona partita Rugani, e davanti però l'Atalanta poco incisiva, non ha saputo sfruttare le occasioni, e ce l'ha avuta, ha preso un palo, diciamo, ha avuto due o tre situazioni ben nitide, non ha saputo cogliere i frutti del lavoro che aveva, diciamo, svolto e creato durante la partita. La Juventus dal canto suo però in maniera un po' più ordinata secondo me del solito, ma anche in fase di ripartenza, io ho visto un buon quarto d'ora della Juventus, anche sotto il profilo del palleggio. Certo, siamo distanti anni luce da quello che io vorrei, pretenderei di vedere da una rosa del genere, una rosa che si permette nel secondo tempo di far entrare Chiesa e Vlahovic, ecco, tanto per farvi capire che la rosa della Juventus, il valore della rosa della Juventus, no? Sono felicissimo perché ieri ha segnato Ilin Junior, dopo che aveva inanellato dei minuti positivi durante la gara, molto attivo sempre sulla fascia sinistra, è da lui che parte l'azione del gol, in maniera con cattiveria agonistica si va a recuperare un pallone sulla tre quarti, e con un rimpallo fortuito, questo bisogna dirlo, il pallone gli rimane poi sul piede sinistro dentro l'area piccola, ed è bravo comunque a non perdere la calma e ad insaccare il pallone dell'1-0. Sono felice perché questi gol servono a livello mentale per far crescere questi giovani. Danilo, solita partita diligente, anche se secondo me Danilo è stanchissimo, è proprio stanco Danilo, avrebbe bisogno di riposo. Sulla fascia Cuadrado siamo sempre le solite, anche se ieri qualche dribbling in più e qualche cross è riuscito a farlo, ma niente di incisivo. Sulla fascia sinistra Alexandro, io mi auguravo arrivasse qualcuno a prelevarlo, perché Alexandro non si può più guardare. Dopo che comunque aveva fatto due o tre partite buone, è tornato ai suoi livelli standard, cioè di merda globale. Alexandro inguardabile. E in mezzo chi c'era? C'era Rugani, che ha fatto, ripeto, una buona partita, e Danilo, ripeto, che è un po' stanco. In mezzo al campo io sento tutti dire che ieri Rabiot è colui che ha tenuto in piedi il centrocampo. Secondo me siamo stati graziati da altro che tenuto in piedi il centrocampo, perché Rabiot ha fatto due o tre interventi da veramente spaccare le caviglie. Cioè, io Rabiot lo odio a livello sportivo, per me non è un giocatore di calcio, anche se quest'anno, va detto, ha fatto una stagione sul positivo, diciamo positiva, è inutile negarlo, se diremmo una bugia se dicessimo il contrario, ma ieri ragazzi Rabiot ha sbagliato tutto quello che poteva sbagliare, appoggi, falli, contrasti, arrivava sempre in ritardo, ultimi passaggi a 5 metri sbagliati, cioè per me Rabiot ieri è uno dei peggiori, veramente. Cioè, poi il calcio è bello perché lo si vede in tante sfaccettature. Fagioli molto molto in ombra ieri, per me non sufficiente la partita di Fagioli, non è mai entrato nel mood della gara, si è sempre fatto rincorrere, si è sempre fatto sorpassare, ha sbagliato anche lui a livello tecnico, male Fagioli, insufficiente.
Locatelli sempre tanto agonismo ma poca tecnica, tanto agonismo poca tecnica. Secondo me Locatelli è questo, è un Gagliardini che ci ha creduto un po' di più alla fine. Locatelli davanti, ripeto, bene Ilin Junior sulla fascia, sull'esterno alto, Milik sottotono, anche se ha combattuto come un leone per quanto riguarda appoggi, palle smistate, eccetera, eccetera. Ha preso tante legnate ieri Milik, però sottotono. Sulla fascia destra, ripeto, Di Maria non gli si può dire un cazzo, anche se secondo me Di Maria sta subendo il finale di stagione a livello fisico, è un po' sulle gambe, lo vedo un po', diciamo, non è più fluido come subito il post mondiale, che aveva inanellato delle prestazioni eccellenti. Secondo me sta risentendo un po' a livello fisico del finale di stagione, avrebbe bisogno anche lui, secondo me, di un po'. Stiamo parlando di giocatori che hanno 34-35 anni, quindi è fisiologico che sia così. Anche se Di Maria ha fatto due assist, mi sembra, al bacio, degni proprio del piede che gli si chiede, insomma, cioè, ci si aspetta da lui, da uno con la sua classe. Ieri, comunque, anche ieri, non incisivo Di Maria. Entrano poi nel secondo tempo Pogba, Chiesa, Vlahovic. Chiesa insapore la sua partita, come sempre, entra e non incide più, sto ragazzo potrebbe essere un tema. Pogba non incide come nell'ultima gara, ma si mette lì a livello fisico, combatte, cerca di rimanere un po', riesce a fare uno spunto in mezzo al campo, a fare un dribbling, arrivare anche al tiro, ma poca roba. Vlahovic per la seconda volta ieri, bravo Pippone, che sei riuscito a fare un bellissimo gol anche ieri, ma soprattutto sei riuscito a zittire quei pezzi di merda, perché di pezzi di merda si tratta, che t'hanno insultato coi cori durante la partita. Hai fatto bene. Adesso voglio vedere quelli della FIGC del cazzo cosa faranno. Visto che ieri ci sono stati i cori, lui ha reagito, gli togliete l'ammonizione, perché l'avete rincorso per ammonirlo ieri, pezzi di merda. A me non piace, sapete, parlare di queste cose qua, però quando bisogna dire, bisogna dirle. Ieri Vlahovic ha fatto un bel gol, anche se prima aveva continuato comunque a sbagliare, mi sembra un po' svogliato, la sua andatura, il suo portamento svogliato, però ieri ha fatto un bellissimo gol Vlahovic, niente da dire, e ha chiuso la partita. 3 punti importantissimi che ci permettono di andare al secondo posto da soli. Ora vedremo a fine stagione di che morte dovremo morire, ma intanto noi i punti, questa era una partita importante, siamo riusciti a Bergamo a portarla a casa, bene 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 così, anche se la Juventus è sempre una squadra amorfa sotto il profilo del gioco e da là non ci si scappa. Ragazzi, lasciate un like, iscrivetevi al canale, mettete un commento, sarò ben lieto di rispondervi. Ci vediamo oggi 12:45 puntuali sul Tridente Bianconero per il caffè e parleremo dettagliatamente della partita. Un abbraccio a tutti fino alla fine. Forza Juventus!